29esima puntata di Oltre le Rete, l'ultima puntata di questa stagione per festeggiare un grandissimo scudetto dell'Igor Gorgonzola Novara. Noi abbiamo tanti ospiti, in questa serata abbiamo subito le protagoniste, Stefania Sansonna. Buonasera. E Caterina Barun, poi ci direi. Ecco, esatto. E poi con noi Luca Vettori. La Nazionale si sta allenando a Roma per quello che sarà il programma di questa grande stagione. E Andrea Lucchetta, ovviamente, non può mancare. Assolutamente. Protagonista del maschile e del femminile, quindi insomma è una meraviglia, tra altre cose mi piacerebbe bello, questo tipo di disposizione anche per il prossimo anno nella rubrica. Molti ospiti hanno avuto un bel po' di talk all'interno per riavvivare, no, la trasmissione stessa, quindi mi raccomando, il prossimo anno tornate. Dopo tante delusioni, dopo tanti scudetti mancati, con alla sesta finale l'Igor Gorgonzola Novara vince questo tricolore importante, è il terzo per Stefania Sansonna, il primo invece per Caterina Barun. Su, signor. Perfetto, perché c'è Marito, un grande giocatore di basket, poi parleremo anche di questo, ma io partirei subito dalla festa che c'è stata ieri sera, hanno festeggiato questo scudetto, c'è stato un po' di pioggia, però insomma è stata una serata molto molto importante. Sentiamo subito le voci di tre protagoniste. Perché state festeggiando? Abbiamo vinto lo scudetto. E perché la Cristina si è fidanzata. Dov'è il tuo fidanzato? Melissa, dai, parliamo di questo scudetto, per te è il primo, eh? Sì, è il primo scudetto, una grandissima soddisfazione. E poi Cristina si è fidanzata, quindi siamo molto felici. E poi, non so, possiamo dare questa notizia in diretta? No. Ah, ok. Dai, Cristina, nuovo capitano della Nazionale Italiana, quindi stasera paga da bere. Capitano della Nazionale Italiana? Sì, ho appena ricevuto questa notizia. Sono un po' contenta, emozionata. Che vuol dire essere capitano della Nazionale Italiana? Che significa? Significa che rappresenti l'Italia. Quindi, bella e buona, mi sono trovata con questo incarico e sarò me stessa. Cercherò di fare quello che ho sempre fatto. Finalmente hai vinto lo scudetto, però. Eh sì, finalmente dopo 3 anni che abbiamo lottato a Novara abbiamo vinto questo scudetto. No, quest'anno abbiamo iniziato il 3 di agosto, siamo insieme, ci siamo conosciute 9 mesi. Sotto tutti gli aspetti. Ci sono stati momenti ottimi in cui davvero giocavamo come una squadra davvero forte e altri momenti in cui invece... altri momenti difficili che sono normali e poi siamo arrivati allo scudetto e abbiamo vinto, basta. Sicuramente è un bel mix, tante giovani molto forti, interessanti, e qualche vecchietta, insomma, abbiamo delle vecchie molto, molto brave, simpatiche, io sono una di queste sicuramente, molto simpatica, vero Cristina? Simpaticissima. Io sono un po' la nonna, Cristina ha il terrore di me, bisogna dire questo perché... Di quello che dici sempre? No, cioè, da molti consigli, cioè, bisogna ascoltarla, l'importante è ascoltarla. Esatto. E non andare contro di lei. Sì, mi sta dipingendo come un dittatore, però insomma mi piace farmi rispettare, farmi ascoltare, diciamo insomma così. Però no, dai, siamo una squadra divertente, ci divertiamo un sacco. A Cristina deve imparare l'italiano, soprattutto i congiuntivi, perché siamo un po' carenti in queste cose qui. E sicuramente no, Cristina. Sì, ma stiamo parlando pallavolisticamente. Ah, no, io ho detto in generale, mi ha chiesto. E, no, sicuramente pallavolisticamente, cosa posso dirle? Devi imparare a tirare la parallela sulla fast e fare le mani fuori. E poi ha imparato tutto perché è fortissima. Sara Alberti invece. Cosa dire? Sara è stata sempre dalla mia parte del campo, quindi per me è una vincitrice nata, perché... Esatto. Quindi niente, no, sono due ragazze stupende. Zan 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 zan. Questo dà l'idea del gruppo, veramente lo voglio sentire da voi, Stefania, Caterina, che gruppo è quello di Novara? Ah, sicuramente un gruppo con un mix di giocatrici appunto esperte e giovani. La parte delle esperte penso che c'è stata molta consapevolezza e responsabilità. Penso che il miglior esempio
che il miglior consiglio che si possa dare alle giovani è esserne prima di tutto l'esempio, e spero di aver trasmesso questo alle ragazze un po' più giovani, un po' più piccole della nostra squadra. Caterina, adesso è stata un'altra grandissima stagione, dove vai? Fa innamorare, perché veramente sei una giocatrice fantastica, una grandissima opposta. Ecco, come hai vissuto quest'anno? Com'è stato? Sì, è stato un anno bellissimo, penso che si veda anche, mi sono divertita, questo fa vedere anche come stavo giocando, era veramente bello. Come hanno detto i ragazzi, abbiamo cominciato da agosto, abbiamo creato un gruppo dove, cioè, tutte le cose che sono successe abbiamo sopravvissuto insieme. Alla fine penso che tutto questo in una parola si chiama scudetto. Senti, io volevo chiedervi una cosa, perché c'è una storia, non so se è leggenda oppure no, Coppa Italia... la vittoria di Coppa Italia con Novara, ma è vero che hai dormito nella vasca da bagno questa storia? No, voglio dire, perché ancora voi siete, no, voi siete amici, no, siete, no, voglio dire, perché Stefania, la storia dice che Stefania stava male, voi siete molte amiche, stavate insieme in stanza, e tu per non... Ma sono due storie, no, allora, sei due storie. Prima io non c'entro nella vasca da bagno. Vabbè, pensate a dormire prima una vasca di una speciale, racconti tu. Vai tu una parte. Vabbè, allora è successo questo, che durante una trasferta io ero in camera con Sara Bonifacio, una delle grandissime delle nostre giovani, appunto, e quella serata lei aveva un grandissimo raffreddore, noi il giorno dopo avevamo una partita importante. Per farmi dormire, perché tossiva spesso, povera Stella, ha dormito, ha passato la notte in bagno. Non ero io. E io non lo sapevo. Ha dormito penso in bagno, non so dove, in vasca, no, forse, era non Sara. So. Mesi dopo, ma io non sapevo nulla, mesi dopo è venuta fuori questa storia durante la finale della Coppa Italia. Certo. E ci ha rimesso lei. E Caterina? No, vabbè, per sorridere un giro, po', allora mi sono messa nella vasca per fare la sorpresa. Ho messo anche, mi sono coperta. Allora, però non ho dormito nella vasca. Allora c'è questa foto qua dove ero io che... Quasi, cioè, non dormo, però ero lì. Mi voleva prendere in giro. No. Sì. Luca, tu l'hai seguita l'ultima partita dell'Igor? Allora, ogni tanto la segui, insomma, questa femminile, sì, quando sì, puoi. L'abbiamo intravista, eravamo già in ritiro con la nazionale e eravamo a cena, abbiamo acceso la TV, quindi una cosa anche abbastanza insolita, e abbiamo visto gli ultimi due o tre set, tipo, gli ultimi due set. Cioè, insomma, avete seguito quest'ultima sì, fase sì. Della, no, molto avvincente. Della adesso dovremmo chiedere, voglio chiedere alla nostra regista Antonella Russi se ci fa vedere un po' di immagini di ieri, insomma, di questa festa, perché la cosa divertente, tra virgolette, che un po' ha cambiato i piani, è che a un certo punto, mentre eravate sul palco a festeggiare, ha cominciato a diluviare, quindi è saltata sostanzialmente la festa con i tifosi. Eccolo qua, questo è il vostro pullman, insomma, vi aspettavano tanto, insomma, i tifosi di Novara veramente erano anni, poi insomma, due anni fa, tra l'altro per te è stato anche un ritorno a Novara per vincere questo scudetto, c'era stata la grande delusione con Casalmaggiore, no? Vabbè, due anni fa non è andata tanto bene, alla fine vieni fino alla quinta partita e perdi un scudetto, è fatto male, cioè, è rimasto amaro in bocca. Invece quest'anno siamo state brave di portarlo a casa con tutti questi tifosi, società e tutti insieme, e siamo riusciti a vincere questa coppa qua. Stefania? Ma come dice Kate, è stata due anni fa è stata una delusione pazzesca, perché abbiamo finito la regular season prima in classifica a 10 punti dalla seconda, c'era tanta aspettativa, ma è andata come è andata ed è chiaro che è rimasto tantissimo amaro in bocca. Quest'anno ci siamo riprese, non soltanto lo scudetto mancato, ma è stato bellissimo, penso, per tutta la città che aspettava questo scudetto da 6 finali. Sempre gli slogan di tutti i tifosi sui social: Igor Vittoria, Igor Baldoria. Andiamo un po' oltre. La Baldoria c'è stata? Al di là dell'immagine di Colantoni, che comunque ormai sono su tutti quanti i siti web, su sì, Instagram. Sì, ma soprattutto sul momento, quindi nel immediato dopo partita. Soprattutto è stato anche proprio bello vedere la condivisione delle giocatrici. Non c'erano più giocatrici sponsor, tifosi di Novara, piuttosto che Baluardo, che ci hanno sempre seguito e che saluto. Eravamo veramente una grandissima nello famiglia. Nello spogliatoio come avete festeggiato? E poi dopo lo chiedo anche a Luca. A Luca. Beh, l'anno scorso, insomma, è tanta roba. Tanta roba. Ti dire, abbiamo festeggiato soprattutto in campo.
quindi poi nello spogliatoio sono arrivate stanche sotto la doccia, perché siamo rimaste penso 2 ore sul campo tra premiazione, urla, pianti e... Perché nella Luba invece ha festeggiato sia mentre con tutti quanti i tifosi, dentro lo spogliatoio, un delirio totale. Invece Luca, che ricordi hai del tripletto? Sì, anche noi ci eravamo belli stancati in campo, però poi in spogliatoio devo dire che io ero a fare l'antidoping, quindi mi sono perso proprio il clou della festa. C'è stato anche il periodo dei capelli biondi, ti ricordi? La Coppa Italia, quello, mi sembra. Esatto. Tutti biondi, insomma, te li ricordi? Assolutamente sì. Era un qualcosa di divertente. Sì, molto, molto divertente. Qualcuno doveva farlo. Luca Vettori, comunque, tanto insomma, ormai è una notizia, lascia Modena e va a giocare a Trento. Insomma, attenzione, qualcuno deve farlo, però. Prima o poi. Prima o poi, certo. E quindi anche te, Maurizio, dovresti farlo. Un rischio così. No, io non faccio nulla, ci pensa. Facciamo una gufata per il 2020. Se dovesse succedere che la nazionale italiana di pallavolo arrivasse a vincere l'oro, sì, ti voglio i capelli azzurri, dorati come Trump. No, biondo Trump, ti voglio. Comunque, caro Andrea, notizia che insomma si conosce, il caro Luca Vettori lascia Modena e va a Trento, insomma, e soprattutto trova tanti nazionali, soprattutto ritrova Angelo Lorenzetti. Insomma, partiamo da questo, perché ritrovare Angelo è una cosa molto importante, no? Sì, assolutamente. Conosco un po' quello che è l'ambiente, quindi i compagni, quello che sarà l'allenatore, lo staff. E sono molto fiducioso, e ci sono delle aspettative nei miei confronti e io nei confronti della città in generale, e arrivo davvero molto sereno, perché credo che si possa e si debba anche cambiare, si possa continuare un percorso, e quindi lo faccio senza alcun rammarico e niente, sono molto tranquillo. E poi adesso c'è la nazionale, poi parleremo di questo, perché inizia proprio quest'altra grande stagione che porterà gli europei, come stava dicendo Andrea. Io adesso però c'ho un regalino soprattutto per te, Caterina, perché abbiamo parlato con due ragazzine importanti della vostra Novara. Le andiamo ad ascoltare, l'intervista a Giorgio Zanoni e Charlie Cambi, vediamo un po'. Due ragazzine e uno scudetto. Beh, sicuramente un'emozione immensa, noi lo volevamo davvero davvero tanto fin dall'inizio dell'anno, anche se le cose non sono andate sempre bene, ci abbiamo sempre creduto e penso che questa sia stata la nostra forza. Pensavi di avere tutto questo spazio in questa stagione? No, non pensavo, ma lo speravo, penso di essermelo un po' guadagnato e quindi sono veramente contenta. Io non me lo immaginavo, non pensavo di avere l'opportunità di giocare così e comunque di avere il mio spazio. Sono contenta per come sia andata e per come sono riuscita a dare il mio contributo alla squadra. Sicuramente la vittoria dello scudetto è stata un sogno, ma noi veramente ci credevamo fin dall'inizio. Beh, la Franci è comunque il simbolo della pallavolo italiana e giocare con lei, io la guardavo alla televisione da bambina, quindi è stato un po' un sogno che si realizza. E poi sicuramente anche una grande persona, ma oltre a lei ci sono grandissime come la Barun, che oltre ad essere una giocatrice fantastica, io sono onorata di averla conosciuta anche come donna, perché veramente ne vale la pena e sono orgogliosa di lei e di quello che mi ha trasmesso, perché ho capito come voglio diventare e che persona vorrei essere da grande. Per il ruolo che faccio è veramente necessario avere qualcuno su cui appoggiarsi anche nei momenti più scontati della partita, dove tutti sanno che la palla andrà a loro, e per me appoggiarmi a loro e sapere che ce la metteranno tutto e che comunque faranno il colpo della vita è sicuramente importante. Ciao a tutti, ciao. Ci vediamo il prossimo anno. Due ragazzine, ma una maturità veramente da grandi giocatrici. Ecco, raccontatemi un po' voi, parto da Caterina perché insomma le ultime parole sono state per te. Chi sono Giorgia e Charlie? Sono sicuramente due ragazze splendide, anche come giocatrici ma come persone. Io sono stata nei loro panni e lo so com'è essere una giocatrice giovane e entrare in una squadra del genere. E mi sono sempre detta che quando arrivo in una squadra, quando sarò più grande, che aiuto a giovani, perché per me
è stata un'esperienza un po' traumatica, diciamo, in una squadra dove ero io. Allora ho detto, una volta veramente vorrei aiutare giovani in qualsiasi modo posso. Poi con loro due è troppo facile, sono così brave che... Ma altre, cioè, come giocatrici non voglio neanche parlare, perché tutti hanno visto, in una situazione dove noi eravamo veramente in difficoltà, all'inizio di stagione è entrata Charlie che ha dato una svolta, abbiamo vinto 11 partite in fila, veramente record, una grande... Cambiata la vostra stagione, perché sono stati terzi della regular season, sì, no? Ma una palleggiatrice così giovane, di aiutare così tanto la squadra, significa veramente... Personalità. Certo, infatti, quella cosa lì. E poi Giorgia, che alla fine, verso fine, quando avevamo veramente tanto bisogno, Marco l'hanno fatto... Una squadra ha fatto una cosa molto importante, che lei entrava battuta, poi rimaneva in seconda linea, che ci ha dato un sacco di aiuto e veramente quei punti importanti ci aiutava tantissimo. Allora, cioè, così giovane, però aiutare così tanto per un scudetto, sono veramente contenta per loro. Ti posso fare una domanda? Sì. C'è Charlie Cambi che si è ispirata alla Daichema, o la Daichema che si è ispirata alle 11 partite di C. Charlie Cambi per cambiare anche il suo modo di giocare in vista delle finali? Io penso che tutte e due hanno qualcosa che li porta avanti e ognuna di loro può imparare qualcosa. Penso che ci sono aiutate molto, perché quando Charlie giocava, Laura c'era sempre lì di aiutarla. Quando poi dopo ha ricominciato a giocare Laura, c'era Charlie sempre che l'aiutava. Allora è una cosa veramente bellissima, non succede in tutte le squadre. Esatto. Allora secondo me tutto questo scudetto lo hanno fatto molto bene insieme, ci sono aiutate e hanno aiutato a noi. Stefania, tu hai iniziato come attaccante, vero? Nel 2006 sei diventata libero, o sbaglio? Sì, sì. Quindi sono diventata libero un pochettino più grande. Era Radogna che ti ha in qualche modo scoperto, vero? Donato Radogna, sì. Donato. È stata veramente, oltre alla svolta, una grande opportunità. Poi da lì sono cominciate tantissime cose e tantissime soddisfazioni. Lì è cambiato tutto, la tua vita è cambiata, sì, totalmente, assolutamente, no? Sì. Molto spesso... sono partita da quella che poteva essere una difficoltà, quindi l'altezza, il salto. A un certo punto ti rendi conto che ci sono dei limiti fisici, tecnici, e a un certo punto dici, ok Steffi, cosa vuoi fare? Vuoi essere una giocatrice qualunque di A2 o vuoi provare ad essere qualcosa di più? E Radogna mi ha dato l'opportunità di trasformare quello che poteva essere una difficoltà in alcune caratteristiche, quindi da lì il passaggio al libero. Adesso andiamo ancora a sentire voci, perché ce ne sono due importanti. Marco Fenoglio, che è tornato a allenare nel femminile, carattere molto molto duro, primo anno difficile perché sostituì Pedullà nella passata stagione, è arrivato, è tornato nel femminile, ha vinto lo scudetto, l'ha rivinto con Francesca Piccini. Sentiamo cosa ci hanno raccontato dopo l'acquazzone che c'è stata a Novara. Arriva e lo porta con me Fenoglio, che ci teneva a riavermi al suo fianco, e ho accettato questa sfida e sono orgogliosissima e contentissima di quello che abbiamo fatto. Questa stagione è stata lunga, tosta, alti e bassi ci stanno, però alla fine le medaglie si vincono alla fine, non a metà anno. Marco Fenoglio torna invece nel femminile dopo un anno e mezzo e vince lo scudetto a Novara, e l'aveva vinto già con Francesca Piccinini però a Bergamo. E la collaborazione nostra professionale dal punto di vista umano è una collaborazione molto fruttuosa, perché alla fine, se facciamo il conto, io e lei in 3 anni di lavoro insieme abbiamo fatto 2 scudetti, una Champions e una Coppa Italia, non è robetta da ridere. Lei poi ha vinto molto più di me, quindi va bene così, però... Sei giovane. Sono giovane io, ho ancora tempo. Dimmi Marco, quanto è difficile allenare le donne? Dipende che donne, perché Francesca è un capitano e un atleta ed è una persona speciale, cioè una professionista a 360 gradi, quindi allenare lei è facile dal punto di vista tecnico e dal punto di vista umano. Per altri aspetti è più difficile, però se ne avessi 12 come lei probabilmente sarebbe una passeggiata. Sembra molto burbero, molto visto da fuori, però... è una persona con un gran cuore e con molto rispetto e umiltà, e penso che questi siano 2 valori fondamentali. È una persona che gli piace lavorare tanto e che crede in quello che fa, quindi è una cosa positiva, bella. A quelle più giovani dico che non è così semplice vincere degli scudetti, quindi
di ricordarselo bene e di non fermarsi, di cercare sempre di avere i propri obiettivi e allenarsi, allenarsi. Finite con un brindisi e ditevi una cosa a vicenda, una cosa a vicenda, ditevi una cosa a vicenda e fate un brindisi. Beh, in bocca al lupo per il futuro. Bene, in bocca al lupo a te, è facile farlo e io concludo con dicendo a Francesca che Francesca è la numero uno. Grazie. Marco Fenoglio comunque lascerà Novara dopo questo, questo scudetto. Francesca Piccinini probabilmente rimarrà ancora a Novara. Io ecco lo chiedo però a tutte e due, Marco Fenoglio ha questo aspetto e anche la durezza certe volte, no? Dall'esterno questo, questo si è, mi date un'idea di Marco Fenoglio tutte e due? Ah, Franci sicuramente ha espresso al meglio il concetto di quello che è il mister. Penso che alcune volte ci voglia anche diciamo una certa forza, ma inteso più come grinta, come scossa, ecco, no? E questa è sicuramente la sua prerogativa, come il fatto di lavorare duramente, questo senz'altro. Luca, ma voi siete più obbedienti rispetto a loro, perché qui c'è questa, questa cosa, poi lo chiedo anche a Caterina, perché siete più complicate e perché voi siete più obbedienti, più obbedienti con gli allenatori? Loro. Chiediamolo a Freud. Esatto, non saprei dire sinceramente. Come siete voi con i tecnici? Come gestite il rapporto con i tecnici? Ma forse più diretti, senza alcuna critica, però spesso capita invece che tante persone in tanti spogliatoi, sia maschili che femminili, ci sia un'alchimia diversa, dal positivissimo al negativissimo, quindi è un po'... dipende da tanti fattori, diciamo. Caterina, cosa combinate voi? Perché insomma, quando si parla di donne si parla nello spogliatoio che siete più toste, no? Rispetto a, appunto a loro. Non lo so, penso che lui ha detto bene, dipende anche da spogliatoio, di persone cosa che si trovano nell'una squadra, perché non siamo tutti stessi, no? Certo. È importante trovare questo equilibrio e penso che non è da tutte le parti che è complicato. Andrea, te che ne pensi di questa... No, beh, penso che ci sia ancora un piccolo gap di cultura pallavolistica e non è un caso che Julio Velasco all'epoca andò nella femminile con Gino Frigoni assieme a Giorgio Barbieri e Massimo Barbolini, iniziarono pian pianino un percorso dove ovviamente la capacità di ricordarsi tutta una serie di dati, di allenarsi in un certo modo, un'analisi poi tecnica, della tattica durante la settimana, applicata poi alla partita stessa. L'effetto domino psicologico ancora è inconcepibile, come all'interno cali una pedina e poi tutte le altre gli vanno dietro, perché da una partita all'altra ci sono dei capovolgimenti di fronte pazzesche, quindi c'è anche l'aspetto psicologico che è molto importante, quindi al di là dello stile, infatti Massimo Barbolini è una persona che ha uno stile diverso rispetto magari a Fenoglio, però come diceva la Piccinini, ci vuole tanto cuore e poi saper discernere anche quando ci vuole ovviamente l'indicazione dura, decisa, determinata. È ancora misterioso per me perché sempre vadano a leggere la zona di battuta chiesta dall'allenatore che si nasconde. Non c'è nessuno che sia in grado di guardare il campo, di ricordarsi nella rotazione e di analizzare dove battere tatticamente e riconoscere... Anche critica di Andrea Lucchetta, no? No, è un mistero. Allora, facciamo una cosa, proprio per rivivere queste quattro partite. Ci andiamo a vedere la prima clip, brutta per voi perché ovviamente... avete perso con Modena, però ci rivediamo un po' tutto quello che è successo in questo finale di campionato. Prima clip. Alla prossima.
grande prestazione di Modena, e qui vi chiedo, avete avuto paura in quel momento, cioè di perdere lo scudetto? No, io penso, cioè, parlando di me, no, perché lo so che abbiamo fatto una partita brutta, veramente. E non, ci può stare, insomma. Sì, abbiamo proprio sbagliato partita, non siamo entrate mai nella partita, abbiamo lasciato loro esprimere il loro gioco e poi eravamo in difficoltà di riprendere. Sapendo come possiamo giocare, ero sicura poi davanti in casa nostra, davanti al nostro pubblico, che sicuramente facciamo meglio. Allora non ero neanche preoccupata, perché sapevo che possiamo far meglio. Stefania? Lo stesso per me, anche perché in gara 1, anche pur giocando molto male, siamo sempre stati comunque lì punto a punto. E il secondo set avevamo non so, penso un parziale di 6 punti in più rispetto a loro, e poi abbiamo perso. In realtà gara 1 l'abbiamo persa al secondo set, su quel parziale, dove con la battuta di Bianchini ci hanno recuperato. Ecco perché sono d'accordo con la Kate, avevamo proprio la sensazione di dire: ragazzi, siamo tranquille, abbiamo fatto una brutta gara, nonostante tutto eravamo lì. Soprattutto perché avevate due chance in casa. Vediamo la seconda clip. Siamo a casa, sapevamo che sarà più facile giocare per noi con il nostro pubblico. Sapevamo che dobbiamo partire forte, perché abbiamo visto cosa è successo lì. Questo tipo di partite non si può rallentare, cioè non abbiamo il tempo poter perdere 3-4 punti. La palla è obbligata su Marun, prendete bene la posizione davanti, si accorta, Giulia esterna e fermatevi prima, Ivi, lì puoi aprire, ok? Dai, dai. Non abbiamo giocato bene, cioè abbiamo fatto troppi errori. Abbiamo un attimo perso anche la testa. Avevamo un po' scarico, diciamo. Questo è l'1-1, ma andiamo a vedere la clip 3. Dobbiamo rimanere lucidi negli attacchi, nelle direzioni, nella gestione dei colpi. Ragazzi, adesso è il momento più importante della partita. Oh, oh, non possiamo lasciare andare niente, dobbiamo spingere sull'acceleratore. Ragazzi, non lasciate niente! Il giro tondo del Ligor Gonzalo Novara, i 5 muri di Caterina Baruno, no? Questa mi sembra la gara 3, è stato 5 muri tuoi, insomma, partita stupenda, comunque giocata benissimo, avanti nella serie, e c'era subito il match point, anzi due match point per chiudere, per prendersi lo scudetto.
Sì, abbiamo guardato bene i nostri errori e soprattutto i loro attacchi, perché la prima partita praticamente non li abbiamo toccato. Allora abbiamo messo un po' a posto le cose, così arrivano anche muri, qualche difesa in più che poi ti fa andare avanti. Lì è cambiato tutto, Stefania. Sicuramente il fatto di aver forzato tantissimo la battuta, questo ha fatto la differenza, perché Ferretti, che oltre ad essere un'amica è un grandissimo palleggiatore, ovviamente come tutti i palleggiatori con la palla sui 4-5 metri hai un gioco più scontato. L'equilibrio tra la nostra battuta molto forte e la nostra ricezione molto forte, il nostro palleggiatore giocava con ricezione palla in mano, ha fatto la differenza e sicuramente ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Perfetto, allora a questo punto Andrea, ci andiamo a vedere l'ultima clip, che è quella dello scudetto, per festeggiare con voi. Clip. In attacco, voglio, cinismo, quando abbiamo una situazione buona, non abbassare il colpo di la... Cruccia l'alto e si chiude la parallela. È Francesca Piccinini che alza la coppa, qui l'epilogo di questa grande stagione, non dico che è stata una formalità quel match di gara 4, però siete andati a vincere a Modena il Tempio del Volley, che Luca Vettoni conosce molto bene, penso ancora più bello, no? Sicuramente è stato bellissimo, abbiamo fatto veramente una bella partita, anche se non era facile neanche lì, sapevamo comunque che dovevamo sempre stare con testa lì e pensare sempre avanti e non lasciarci andare, perché poi succedono cali e tutto l'altro. È stato bellissimo veramente ogni volta vedere queste cose qua, rivivere di nuovo queste emozioni, è proprio bello bello. Sì. Godiamoci ancora un po', dai. Stefania, per te il terzo scudetto, insomma, no? Sì, però ogni scudetto ha un sapore e una storia diversa. Questo ovviamente è inutile dirlo, che ci tenevo tantissimo, perché Novara ha fatto 6 finali ed era sempre un po' la leggenda di dire a Novara non si vince. Beh, ecco, a Novara abbiamo vinto e abbiamo vinto alla grande. Quindi siamo felicissime e ancora per un po' ci godiamo questa bellissima. Andrea, cosa dici a queste due campionesse? No, beh, guarda, punti di riferimento importantissimi. Non è un caso che quando Catarina è in campo e è supportata non solo dai suoi servizi, ma anche dall'attacco, riesce comunque a dare un punto di riferimento alle pareggiatrici, che sanno usare attacchi interessanti, perché c'è stata la rivalutazione di Cristina Chirichella, che ha fatto un grandissimo campionato. Non è un caso che nell'ultima gara si è data la miglior giocatrice, poi di Sara Bonifacio. E soprattutto con lo scudetto è arrivato prima della festa della mamma, sappiamo che Sara è sicuramente molto molto triste, ma ha dedicato proprio questo scudetto alla mamma che è mancata, quindi la squadra si è unita e secondo me avete trovato un grandissimo equilibrio, perché superare difficoltà della Daichema proprio nei primi tempi con Sara, pian pianino poi si è sciolta tutta quanta la fase di difesa e di contrattacco con Petersen, che ha giocato molto bene nel ruolo ovviamente di decompressione quando Celeste Plac si autoplaccava, però è diventata implacabile nella gara 3 e gara 4. Una bella squadra. Sì, soprattutto perché credo che il valore aggiunto di tutte le giocatrici sia stata la disponibilità. La disponibilità significa anche entrare un minuto o un set. Giorgetta. Di essere a disposizione della squadra, del mister.
Sì. E dunque, insomma, ragazze, è una grande vittoria, un grande scudetto, arrivato dopo tantissimi anni a Novara, brave, veramente brave, ve lo siete meritato, perché non eravate la squadra certo favorita per vincere lo scudetto, almeno all'inizio della stagione, per come avete iniziato la stagione. No, alla fine sono arrivate due squadre che probabilmente le squadre migliori in questo momento per giocarsi lo scudetto. Veramente complimenti, sì. Perché insomma... Con due grandi tifoserie, perché adesso, al di là di tutto... La Pala Igor è sempre stracolmo, non solo di ragazzi ma soprattutto di ragazzine, perché Novara da sempre è un settore giovanile pazzesco, per cui lavora bene sul territorio. Vedere il Panapanini tutto quanto bianco e poco nero rispetto a quello che è il colore, certo, che è Antoine, giallo, che noi salutiamo, è sempre abituato ad inneggiare, è veramente un'emozione unica. Per la pallavolo femminile qui sono stati due spot pazzeschi, al di là del fatto che non siete riusciti a vincere a casa, vincere davanti al Palapanini pieno è stata veramente una grande cosa per tutti. E questa, Andrea, è comunque la coppa originale portata a Roma oggi, se la riporteranno a l'hai casa. L'hai portata tu a Roma? Sì, l'ho portata io, esatto, l'ho portata io. Eccola qua. Al festeggiamento. Eccola qua, mi sono preso pure qualche pacca sulla spalla all'aeroporto, hai vinto qualcosa, ho detto non è mia, è dell'Igor. Vabbè. Comunque vada, Maurizio, tu sei il telecronista più vincente in assoluto, perché ogni anno qualcuno vince, anche tu, è il commentatore più vincente in assoluto. Comunque va bene, allora chiudiamo questo, voi state ovviamente con noi, parliamo un po' di nazionale, parliamo con Luca Vettori, perché insomma, al di là di questa comunque bella notizia per te, il fatto che hai cambiato società, sei da Modena, dopo aver vinto tanto arrivi a Trento in un'altra grandissima società, c'è la nazionale, come la mettiamo questo posto da titolare, te lo prendi da tuo posto, cioè, come vediamo adesso abbiamo un po' di immagini sia storiche vostre che quelle dell'allenamento, perché insomma avete ripreso proprio da pochissimo, no? Sì. Iniziare la stagione giusto la settimana scorsa e abbiamo avuto 10 giorni 15 di pausa e finalmente dopo un milione di partite e niente, adesso ci sarà un mese di allenamenti intensivi un po' per riabituarci ai carichi di lavoro eccetera e poi si inizia a giocare a giugno. Come stai? Come ti senti questo fatto di avere poco tempo a disposizione per riprendersi, cioè è sufficiente quel tempo che hai avuto oppure, ma questo vale un po' per tutti? No, questi sono i ritmi, insomma, quindi in questo momento dobbiamo adeguarci e ovviamente le competizioni sono tante, abbiamo fatto tantissime partite, a un certo punto non si può più pensare a come sto giocando ma a vivere al meglio e divertirsi, soprattutto in questo momento che il gruppo deve formarsi, ecco, quindi speriamo ci saranno dei weekend comunque di alto livello, ma soprattutto con uno spirito abbastanza libero. Eccolo qua, Salapesi per te, un po' bel lavoro, tanto lavoro. Gianpaolo Medè, perché Chicco Blangini si è preso ovviamente un periodo di riposo dopo lo scudetto. Tra l'altro Gianpaolo Medè sarà il prossimo allenatore della Lube Civitanova. Continuano questo percorso. Cosa pensi, Andrea, di questa nazionale? Perché insomma abbiamo questi mesi che ci porteranno un europeo dove insomma l'Italia speriamo sia veramente protagonista. Innanzitutto avremo la possibilità di affancare questi ragazzi all'interno del rientro al Palabarbuto di Napoli, in cui ci sarà un triangolare che già testerà in via del tutto amichevole, ma non sarà un amichevole perché vediamo, è tutto esaurito, il percorso dei ragazzi di Chicco, che ovviamente avranno un telaio interessantissimo, perché visto che Osmani Vantorena ha deciso di farsi un anno sabbatico, Sabbi è ritornato, quindi ci sarà una bella lotta con Luca, penso che proprio alla fin fine il problema sarà proprio su questo tipo di telaio, poi vedere Ivan che cosa farà quando rientra. Stavamo pensando chi poteva essere il capitano di questa nuova nazionale, te come la vedi? Ce ne sono tanti però di ragazzi interessanti, compreso Luca? Anche Luca era uno dei miei papabili. Un ballottaggio. Sì, un ballottaggio si farà. Potremmo lanciare un social. Esatto, lanciamo sui social. Esatto. Vettori. Qual è l'ideale capitano? Io delego. Lui delega. No, lanciamo noi. Vediamo le anche perché poi Luca ha già da sistemare adesso Brodo di Becchi, perché ovviamente sarà un problema. Ma la domanda è questa: Teo, nel senso, non si sa dove andrà e lui sta a Trento. Tu sei tutte le voci di mercato. Aggiornati. Si parla anche di Civitanova, insomma, non lo so. Io spero per lui che possa giocare, perché è un ragazzo forte che se lo mette e ha passato un anno difficile. Tutto qua. Fine, io dico la mia. Il capitano è quello che parla meglio l'inglese, quindi la Cristina mi sa che si prende in giro nelle interviste. No, scherzo. Comunque tu non l'hai detto alla fine, cioè, chi è chi vedi il capitano? Ho detto di lanciare un sondaggio tra Pippo Lanza, dillo te, Giannelli, il sondaggio di pure la tua, abbi il coraggio di dire la come pensi. No, Lanza, io ho fin troppo coraggio di Pippo Lanza, questo è il periodo un po' di Pippo Lanza, ma facciamo così. Pippo Lanza!
Così ne sanno qualcosa i tifosi di Cittadino, però tutto finisce molto male, perché la pallavolo, diciamo sempre, è un altro territorio, no? Assolutamente dove sì. Si può fare ma si può sai dire. Cos'è? Che il tifoso non comprende che noi commentiamo per il divano di casa. Sul divano non ci sono le due tifoserie, c'è tanta gente. Trovi Luca che Andrea è uno che si sbilanci, tu magari non le risenti neanche. Io in quel contesto avevo visto la partita e secondo me lui in quel momento aveva... Era gioioso dello schermo spettacolo, vedi, certo. Sì, sì. Vedi. Lo e dice perché adesso un po' di Trento comunque, adesso no, un po' di Trento, no, assolutamente. Sto scherzando, no, è vero, Andrea è uno che tira su le situazioni quando c'è da tirarle su assolutamente. Sì, no? Assolutamente sì, anche perché noi abbiamo la possibilità di essere contaminati dalle geste eroiche, dal punto di vista proprio agonistico. A parte questi ragazzi che sono veramente spettacolari, e non è un caso che insomma proprio a Napoli stessi li stiamo aspettando. Poi ci sarà una kermesse su Pesaro in cui la World League in Italia darà un ottimo portato. Beh, quello sarà un bel weekend. L'unico weekend sì. Che si giocherà in Italia in Italia a Pesaro con la nostra nazionale, però ecco, l'esordio sarà con l'Argentina, pensa, un momento, insomma, un passaggio storico, no? Con l'Argentina che tu conosci sì. Bene, non l'Argentina ma Julio diciamo Velasco, che no? Per ora si è andati sempre abbastanza bene con l'Argentina, quando Velasco era allenatore. Una bella squadra, Berruto ha subito abbastanza la pressione in quegli anni, diciamo. Anche noi. Esatto. Direi di sì. No, però... un bel esordio per l'Italia contro Napoli, posso immaginare dire, quanto pubblico ci sarà. Noi saremo lì con un po' di attività promozionali sull'S3, che è questa nuova attività che faremo nei confronti delle scuole, è tutto esaurito, quindi troveranno una bolgia infernale, sarà una partita veramente epica che darà questo spunto già ai ragazzi di entrare in clima per testare questo primo percorso di preparazione fisica. Cosa state facendo? Raccontaci un po' bene che state facendo. Ma ora come ora abbiamo fatto qualche allenamento, c'erano parecchi ragazzi giovani la settimana scorsa, un gruppo bello interessante anche per il futuro, e poi stiamo lavorando con Alberto Di Mario, che è il nostro preparatore, con tutto lo staff medico, e niente, stiamo caricando abbastanza. Il gruppo l'hai visto, no? Roba classica. Solita. Sì. Sei d'accordo con le scelte? 18 giocatori per la World League e poi ovviamente per l'Europa saranno 14, quindi 4 saranno in qualche modo, non voglio dire tagliati perché è un brutto termine, no, i numeri sono quelli. No, assolutamente sì. È giusto, come giustamente ricordava Luca, di avere una rosa abbastanza ampia per iniziare ad avere nuovi innesti anche in proiezione di Tokyo 2020, ma l'ha fatto anche Mazzanti nella femminile, quindi è giusto avere un giusto ricambio, ma soprattutto creare questa mentalità. Quindi penso che Chico abbia creato proprio questo tipo di opportunità. Il cambio tra Berruto e Chico Blengini penso che l'abbiano notato tutti, insomma, ragazzi si sono ritrovati con uno spirito nuovo a riallenarsi, a ritrovare una giusta alchimia su cui poter poi raggiungere obiettivi importanti. Allora, Daniele Lauro, ovviamente il nostro disegnatore, colui che ci ha deliziato per tutta la stagione, ha voluto premiare questi nostri ospiti per questa serata. Adesso le vediamo una per volta, perché adesso la nostra regista Antonella Rossi ce le manderà, vediamo un po', qui ci sono Sansone. Eccole qua, Sansone e Baron, guarda un po' che carina questa cosa fatta in bianco e nero con lo sfondo di Novara, col colore azzurro. Questo è per il vostro primo scudetto, voglio dire, per quanto riguarda Novara, perché insomma Stefania già ne ha vinti diversi, no? Tre. Bravo Daniele Lauro che vi fa. Ma soprattutto mi fa piacere, perché è anche un inno alla nostra grande amicizia. Eh sì, infatti so che voi siete molto amiche, quanto è bello. Questa ovviamente insieme. Daniele ve la darà questa vignetta, insomma, siamo contenti. Ce n'è una pure per Luca Vettori, perché che pensi? No, aspetta, ce n'è un'altra prima per Novara. Questa è la squadra. Questa è la squadra che si è presa lo scudetto, quindi un omaggio a tutte quante le ragazze, chi ci sarà, chi non ci sarà più la prossima stagione, però queste ragazze hanno vinto lo scudetto a Novara, quindi poi quello che sarà il prossimo anno si vedrà, insomma, è un'altra storia, no? E adesso Luca Vettori, vediamo un po' cosa ha combinato Daniele Lauro per te. Perché sicuramente ci sarà una sorpresa, eccolo qua, guarda che bella. Non questa... è bianco e nero, questa. No, questa è a colori. Qui stai facendo un grande. Qui stai, forse che stai facendo qua? Servi? Che fai? Boh, sì. Sì, penso di sì, no? Con Trento già c'hai la maglia nuova, già. È proprio in anteprima Luca Vettori. Insomma, noi siamo veramente alla chiusura di questa ultima puntata. C'è un'altra vignetta? Questa è una sorpresa, vediamo un po' qual è. No, ti prego, cioè questa. Oh mio Dio. Questa non lo sapevamo, questo è stato un regalo di Daniele Lauro, che comunque noi ringraziamo perché ha fatto un grandissimo lavoro in questa stagione, è un grandissimo appassionato di pallavolo e veramente l'ha fatto con tanta passione e tanto cuore, quindi lo ringraziamo tantissimo. Io ringrazio voi, ringrazio Stefania Sansonna, Caterina Baron, grazie anche per quello che sarà il tuo futuro, perché rimani una delle più grandi opposte che noi abbiamo visto sulla faccia della terra.
quindi siamo molto contenti e quindi ti vedremo ancora. E ringrazio Luca Vettori, in bocca al lupo per te, e se torna Zaizo opposto? Lo vogliamo ricettore, sto scherzando. Ringraziamo Antonella Rossi, tutti coloro che hanno lavorato per questa stagione, Andrea Lucchetta ovviamente. Grazie, immancabile, ci vedremo tra pochissimo sui campi. Noi vi lasciamo con l'ultima clip dedicata ovviamente a Novara. Ciao, al prossimo anno.